Va bene, prima mi trovavo là, vi ho fatto vedere tutto quello che è successo, dall'aereo, del cannone, tutto quanto. Arrivati qua, ho scorto il pozzo. Il pozzo è una cosa che accomuna tutti i forti. Infatti, in caso di assedio, ce lo insegna la storia, ruotava tutto in giro al pozzo. Se nel pozzo c'era acqua, l'assedio durava tanto. Se nel pozzo non c'era acqua, l'assedio durava poco. Se il pozzo era avvelenato o era stato avvelenato dai nemici, l'assedio finiva subito. Comunque, qui c'è il pozzo, abbiamo già dato un'occhiatina da quella fessura, dentro c'è l'acqua, adesso spostiamo questo enorme masso e mettiamo dentro l'attrezzatura, andiamo a vedere cosa c'è dentro il pozzo. Ok ragazzi, abbiamo tirato su la strona di protezione del pozzo che poi rimetteremo in posizione e ho portato l'attrezzatura, ho portato il magnete, vediamo un po' se riusciamo a pescare qualcosa. Potremmo pescare qualcosa come potremmo anche non pescare niente, perché è abitudine, è consuetudine, uno vede un pozzo e dice al pozzo dei desideri ci butto dentro pietre, lattine, qualsiasi cosa ci buttano dentro e poi il pozzo si riempie. Comunque non è detto, facciamo due o tre sondaggi, vediamo se riusciamo a tirare su qualcosa. Questo è un magnete in un metallo che non mi ricordo il nome, non lo so, è quel metallo là molto, molto magnetico, però mi sembra che non trovo niente, mi sembra che non tiriamo su elmetti, non stiamo tirando su cingoli di carrarmato, non stiamo tirando su bauli pieni d'oro, è pieno di detriti, anche perché in un primo tempo si sono portati via la copertura di ferro e poi chiaramente chissà dentro che cosa hanno buttato. Qui veniva recuperata tutta l'acqua piovana che veniva dalla copertura sopra e veniva posizionata qua nel pozzo. Non sarà stata magari acqua potabile, però magari era acqua adibita a uso domestico, magari lavaggio sanitari e roba varia, biancheria, non da bere perché qua dentro c'è il colera sicuramente. Niente ragazzi, no, no, mi dice che non c'è niente, mi dice che dobbiamo andare su.